Ciao e bentornato sul mio videocanale. Sono Eleonora Sellitto, psicologa e psicoterapeuta. Parliamo insieme di sexting. Ti è mai capitato di scambiare messaggi sessualmente espliciti con il tuo partner? O ricevere messaggi espliciti? Oppure vuoi provare a farlo? Ecco, questo è il video giusto per te. Parliamo di sexting, ovvero sesso virtuale, che comprende l'invio, la ricezione e la condivisione di messaggi di testo, foto e video sessualmente espliciti o con riferimento all'aspetto sessuale, il tutto tramite l'uso di un dispositivo elettronico. Negli anni il cellulare è diventato un ottimo mezzo per comunicare e fare sesso. Possiamo quindi definire il sexting come il petting in chiave tecnologica. Alcune ricerche dimostrano che 8 persone su 10 comunicano tramite sexting e la ricercatrice Michelle Duran ha presentato uno studio in cui è emerso che il 52% degli studenti universitari comunica tramite text message e il 62% li riceve. C'è una differenza nell'uso del sexting tra uomo e donna. Gli uomini dichiarano di inviare sex message a partner occasionali, mentre le donne a partner ufficiali. Il sesso virtuale è diventato fruibile e disinvolto per tutti noi. Anche io ricordo che all'inizio della mia relazione col mio compagno attuale utilizzavo il cellulare per lo scambio del dialogo sia emotivo che erotico, quindi è molto facile l'utilizzo dei sex message. È importante notare che immaginiamo, scambiando questi messaggi, che questo sia piacevole e divertente anche per chi lo riceve. Non è sempre così e dopo lo scambio alcuni studi dimostrano che emerge la paura per le conseguenze di aver inviato messaggi compromettenti. Quindi, proprio se inviamo questi messaggi a partner occasionali o sconosciuti, è maggiore il danno che il beneficio. Ho creato una personale lista di tutele e rischi del sexting. Vediamoli insieme. Vediamo i rischi. Trattandosi di internet, sappiamo che nel momento in cui inviamo messaggi, foto o video, ne perdiamo automaticamente il controllo e la proprietà e non sappiamo chi ne entra in possesso. Quindi ti consiglio, prima di farlo, di fermarti un attimo e porti queste domande. Lo voglio fare veramente? Quali emozioni provo nel farlo? Quali sono le conseguenze se non lo faccio? Queste domande possono attivare dentro di te un campanello d'allarme a cui prestare molta, molta attenzione. Ricordiamoci sempre che in una relazione sana non siamo accompagnati dalla paura e dal senso di obbligo se non facciamo qualcosa. Al contrario, in una relazione sana possiamo sentirci liberi e dobbiamo sentirci liberi di esprimerci apertamente, in generale e soprattutto rispetto alla nostra sessualità. Adesso vediamo insieme invece i trucchi per renderlo meraviglioso. Vivilo come un gioco erotico. Puoi condividere con il tuo partner o la tua partner le tue fantasie sessuali e le tue fantasie erotiche. Manda messaggi di testo. Le parole sono afrodisiache e quindi riducono i rischi. I messaggi hot stimolano l'immaginazione del partner e immagina che dietro uno schermo è tutto meno impegnativo, quindi puoi lanciarti in messaggi che di persona non diresti, non verbalizzeresti. Mi raccomando, quando mandi un selfie di nudo per eccitare il tuo partner, ricordati che ci sono delle conseguenze, quindi tienile bene a mente, altrimenti al piacere si sostituirà la paura. Invia questi messaggi solo se puoi veramente fidarti di lui o di lei. Ricordati che state giocando e che prima di iniziare è bene valutare se per l'altra parte è bello osare in questo modo.
Bene, abbiamo visto insieme i rischi e i trucchi del sexting. Se li stai già utilizzando, vuol dire che il tuo sesso reale o virtuale è soddisfacente. Viceversa, fammi sapere se sono nate domande e curiosità in merito. Mi raccomando, commenta, condividi e iscriviti al mio video canale per rimanere aggiornato sui prossimi video. Ciao e alla prossima!